Pianti per chiudino, per piacere. Pare il masudicia. Dai, mettilo. Ce l'ha fatta? Hai rotto il cazzo. Ti vedo bello, eh? Ma te, come tutte le asse, lo scotch. Non ce l'ho. Ma non ci sta su quel muro lì. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata, finalmente, di Pokémon Anthology. Sì, lo so, sono biondo, giorno Giovanna, il primo che va a bario biondo della storia, insomma, le solite stronzate. Quindi, per appianare il vostro trauma, ho pensato a questo escamotage, ovvero mi metto il cappellino di Gengar, che comunque ci sta con Pokémon Anthology. Quindi io direi subito di iniziare a bomba con gli ultimi 50 Pokémon della seconda generazione Pokémon, è la stessa cosa. Partiamo subito. Wobbuffet. Così subito iniziamo. Ho detto un nome, non è che... Wobbuffet, Pokémon pazienza di tipo psico. La coda di Wobbuffet è la sua più grande particolarità, infatti vive al buio per nasconderla e per non farla attaccare dai nemici. Pare che essa celi un segreto. Infatti questo Pokémon, nonostante sia di natura docile, può incazzarsi come una bestia e picchiare come non mai se solo gli si sfiora la coda. Figuratevi che non attacca mai per primo, ma aspetta di essere attaccato per ridare il colpo. A volte, quando due Wobbuffet si incontrano, iniziano a testare la propria resistenza, prendendosi a manate per vedere chi molla per primo. Wobba! 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 Fanno anche a gara per testare chi dei due resiste di più senza cibo. Wobba! È basato su un Okiagari Koboshi, una bambola tradizionale giapponese, praticamente il nostro Ercolino sempre in piedi, per il fatto che questo Pokémon assomiglia a un enorme Pungiball ancorato saldamente a terra con i suoi piedini. Il suo nome è composto dalle parole Wobble, che vuol dire dondolio, più Buffed, schiaffo. Il suo nome giapponese invece è Sonance, che vuol dire per davvero. Questo Sonance deriva dal grido Sonanzo, che era il tormentore di un famoso comico giapponese, di nome Sanpei Hayashiya. Nell'anima addirittura Wobbuffet fa i suoi stessi movimenti. La femmina degli Wobbuffet ha del rossetto sulla bocca. C'è una leggenda molto spaventosa a proposito degli Wobbuffet, ma non sono io quello che ve la deve raccontare. Benvenuti. Avete per caso notato quanto Wobbuffet sia ossessivo e protettivo nei confronti della sua coda? Qual è l'origine di questa sua ossessione? Alcuni sostengono che nella coda sia contenuto il suo fratello siamese. In quella parte atrofizzata c'è il fratello che si è sacrificato per dar vita al Wobbuffet che tutti riusciamo a vedere. Infatti, si dice che gli Wobbuffet nascano e crescano nello stesso uovo, ma il nutrimento non è sufficiente per entrambi. Uno dei due dovrà sacrificarsi per far sopravvivere l'altro. Quindi sarà vero? La coda di Wobbuffet sarà effettivamente un altro esemplare di questo Pokémon che, nonostante la morte, rimanga per tutto il tempo, irrimediabilmente, legato a suo fratello? Chi lo sa? Girafarigi, il Pokémon lungo collo di tipo normale psico. Anche questo Pokémon ha un appendice molto particolare, la coda. Più che una coda però è una testa, dotata di un cervello proprio che rimane sveglia 24 ore su 24 e se necessario attacca i nemici. Infatti Girafarigi per questa caratteristica non può essere mai attaccato alle spalle. La testina di Girafarigi morde anche se attratta da particolari odori. Il suo nome è palindromo. Davvero? E... Dario, ma cos'è un palindromo? È una malattia, la tua malattia. Oh, voglio! E deriva dalla parola giraffe, che vuol dire appunto giraffa. Infatti Girafarigi assomiglia a una giraffa, non abbiamo mai fatto caso, ma anche ad un okapi, un animale purtroppo in via d'estinzione. Però molti l'hanno ricondotto anche a una chimera per via della testa pensante. La femmina di Girafarigi ha la parte nera del corpo un pochino più stretta, infatti ha un solo pallino. Girafarigi non era stato assolutamente concepito così, ma come questo bozzetto. 2, 1, prepuzio. Pineco, il Pokémon larva di tipo coleottero. Si attacca agli alberi con un particolare liquido che sputa dalla bocca e a contatto con l'aria questo liquido si solidifica. Andiamo avanti.
Dato che non ama molto muoversi, cattura gli insetti che gli passano vicino credendo che sia semplicemente una pigna. Per proteggersi dagli attacchi aggiunge sempre strati di corteccia, non curandosi del peso in aumento. È basato su una pigna, ma non solo. Una particolare famiglia di lepidotteri chiamata psichide vive dentro a delle protezioni fatte di legnetti, di foglie, che legano insieme con della seta, proprio come il liquido appiccicoso di Pineco. Il suo nome deriva dalla parola inglese pinecon, che vuol dire appunto pigna. Pignes! A livello 31 Pineco si evolve in Poliwrath, il Pokémon larva di tipo coleottero acciaio. Sta sempre rinchiuso nel suo guscio d'acciaio, senza mai farsi vedere da nessuno. L'unica cosa scoperta sono gli occhi. Oh, stupore. L'unico momento dove si apre completamente è quando afferra la preda, ma è talmente veloce nel farlo che nessuno è mai riuscito a vedere l'interno ad occhio nudo. Per difendersi talvolta lancia dei pezzi di guscio addosso ai nemici. E a volte rimana. Trovate il mana! È morto! Per spostarsi ruota su se stesso, rimbalza e a volte addirittura rimane sospeso in aria per alcuni secondi, grazie alle onde elettromagnetiche che gli trasmettono gli altri Pokémon di tipo acciaio. Il suo aspetto ricorda la famiglia dei lepidotteri della sua pre-evoluzione, fusa a una castagna o una noce, oppure ad una grande conchiglia bivalve come la Tridacna Gigas. Infatti io da piccino credevo che Fortress fosse stata l'evoluzione di Cloyster. Il suo nome è composto da Fortress, che vuol dire fortezza, più Forest, foresta. Dunsparce, Pokémon terra serpe di tipo normale. È un Pokémon molto strano e sfuggente, molti lo reputano inutile, ma in realtà Dunsparce a livello enciclopedico è molto interessante. Se qualcuno lo vede, questo Pokémon scappa subito nel terreno facendosi strada con la sua particolare coda trapano, procedendo ovviamente a ritroso. I suoi cunicoli sono profondi e intricati. A volte si nasconde anche sul fondo delle grotte, evitando la luce e riposandosi. Inoltre può spiccare piccoli voli con le sue ali microscopiche. Dunsparce si ispira a un Tsushinoko, un serpente leggendario giapponese, una specie di piccola vipera con la parte centrale col groppone leggermente più grosso. È quella sorta di animali che tutti dicono di aver visto ma che nessuno in pratica è riuscito a catturare. Questa cosa si può ricondurre molto alla sfuggenza di Dunsparce. Il suo nome è composto da Dan, che ha un colore simile al giallo, più Sparce, che vuol dire raro, proprio come lo Tsushinoko. Gligar, il Pokémon ali scorpio di tipo terra volante. Questo Pokémon costruisce i nidi in cima alle scogliere, infatti non è raro vederlo appeso agli scogli in attesa di una preda. Quando qualcuna di questi gli passa sotto il naso, si getta planando, gli si aggrappa alla faccia e poi gli inietta il veleno con la punta del suo aculeo. Ed è praticamente come un facehugger di Alien. Dopo aver planato, torna al suo nido saltellando. Potrebbe avere più ispirazioni, un pipistrello, uno scorpione, anche se probabilmente si ricollega di più alle mosche scorpione. E anche, perché no, alle gargolle, ai gargoyle, le statue che stanno appese in cima agli edifici. Infatti il suo nome è composto dalle parole glider, che vuol dire aliante, più gargoyle. La femmina di Gligar ha l'aculeo della coda più piccolo rispetto al maschio. Onix, se scambiato con metal coperta, diventa Steelix, il Pokémon ferro serpe di tipo acciaio terra. Ci sono molte teorie a proposito dell'evoluzione di Onix in Steelix in natura. C'è chi dice che il ferro contenuto all'interno della terra che mangia regolarmente l'abbia trasformata a poco in uno Steelix. Altri dicono invece che se un Onix riesce a sopravvivere per più di 100 anni, il suo corpo muta e lo trasforma in una sostanza più dura del diamante. Ed otteniamo appunto così il nostro Steelix, diventando più duro. Più duro! Sempre più duro, sempre! La sono pressata, passa! L'ultima teoria vuole un Onix pressato e temprato dalla forza del terreno che incontra scavando i tunnel a grande profondità. Questa pressione lo trasforma appunto nel bestione d'acciaio. Steelix può scavare tunnel ancora più profondi della sua prevoluzione, il record è di 1 chilometro. Come Onix, Steelix sembra basato su un Wyrm. Il suo nome è composto da Steel, che vuol dire acciaio, più Helix, elica, per via del suo corpo che gira in continuazione con quelle, con quei grandi lembi, con grandi cazzi, oppure Onix, che vuol dire onice. La femmina di Steelix ha 2 denti in meno rispetto al maschio. Snubbull, un Pokémon fata di tipo folletto. Snubbull è un Pokémon incompreso, infatti i piccoli Pokémon appena lo vedono scappano spaventati dal suo orribile grugno. E ogni volta che succede diventa triste e pensieroso, perché in realtà Snubbull è un Pokémon affettuosissimo. Nonostante spaventi Pokémon, ha successo con le fie, che lo trovano carino e coccoloso, chiamalo stupido. È basato su un bulldog e il suo nome è composto da Snub, che vuol dire naso schiacciato oppure sensazione di disprezzo, più Bull, da Bulldog, oppure anche Snuggle, che vuol dire coccola. A livello 23 Snubbull si evolve in Granbull, il Pokémon fata di tipo folletto. Anche se sembra un Pokémon sempre incazzato e inviperito, Granbull è un Pokémon fifone e timido.
Infatti solo se attaccato inizia a mordere oppure inizia a muoversi per spaventare il nemico. La sua mascella inferiore è iper sviluppata e quindi deve stare sempre inclinato per non sbilanciarsi e perdere l'equilibrio. È basato anche lui su un bulldog, infatti insomma è composto dalle parole bulldog più grande, che vuol dire grande e imponente. Quillfish, il Pokémon pallone acquaveleno. Ecco un altro Pokémon considerato da molti inutile, però questo pesce è un bel bastardone. Le punte che circondano il suo corpo sono spuntate dalle squame e se vengono toccate possono anche buttare in terra, far svenire un uomo adulto. A volte addirittura le spara gonfiando il suo corpo e ingoiando acqua. Infatti può contenere fino a 10 litri d'acqua. Purtroppo però la sua forma rotonda non gli permette di nuotare bene. Anche Quillfish non era stato concepito così, ma era più tenerone. Poi ovviamente per le sue caratteristiche di svenimento e di morte gli hanno dato questa faccia un po' più cattivella. Quillfish è la fusione di una mina marina più un pesce istrice o un pesce palla. Il suo nome è composto da quill, che vuol dire aculeo, più fish, pesce. Se si scambia Scyther con la metal coperta equipaggiata, diventa Scizor, il Pokémon chele con le ottero acciaio. Il suo corpo e soprattutto le sue chele sono più dure dell'acciaio. L'armatura in particolare serve a proteggere il suo fragile corpo di coleottero all'interno, mentre le chele fanno a pezzi qualsiasi cosa, anche se i suoi nemici non si avvicinano a lui per merito degli occhini dipinti sulle chele che spaventano praticamente qualsiasi avversario. Le ali invece non gli servono per volare come la sua prevoluzione, ma in realtà raffreddano il suo corpo in continua ebollizione. Nello sprite animato di Pokémon Cristallo sembra lanciare le onde concentriche come nelle bizzarre avventure di JoJo. Gli sprite posteriori di Scizor sono sempre stati sbagliati fino alla quarta generazione perché non presentano le ali. Il suo nome giapponese è Hassan Ibrahim. Il suo aspetto ricorda la fusione di vari animali come la formica Solenopsis, la mantide religiosa e l'astice americano. Il suo nome è composto da Scissors, che vuol dire forbici per via delle sue chele, più Razor, rasoio. La femmina ha l'addome più grande rispetto al maschio. Ed arriviamo adesso a Shaolin, il Pokémon muffa coleottero roccia. Spesso si nasconde sotto le rocce, lo fa per nascondersi o per mangiare le bacche in santa pace che accumula nel suo guscio. Quelle che non mangia le lascia marcire per trasformarle successivamente in un delizioso succo che diventa così buono grazie alla fermentazione. Shaolin potrebbe avere molte ispirazioni, alcune abbastanza ganze. Ispirazione numero 1, Landolit. Un organismo che vive dentro le rocce più porose e friabili, oppure nelle conchiglie di altri animali. Seconda ispirazione, le cocciniglie. Per via del succo, infatti, Shaolin potrebbe essere ricondotto a questi parassiti che producono questo liquido vischioso e molto dolce chiamato melata per attirare gli insetti. La terza ispirazione sono i molluschi o le tartarughe. Il suo nome è composto da Shak, che vuol dire guscio, più Barnacle, che vuol dire cirripede. Il suo nome giapponese invece è Tsubotsubo. Colpo della pressione alle tempie. Questo è un colpo a effetto ritardato. Quando toglierò i pollici dalle tue terminazioni nervose, rimarranno solo 7 secondi di vita. No, abbi pietà! Ormai è troppo tardi. Approfittane per pentirti dei tuoi crimini. No! Heracross, il Pokémon monocorno coleottero lotta. È un Pokémon molto pacifico, sta sempre a ridosso degli alberi scavando nella corteccia per cercare la linfa di cui ne è ghiotto. Se disturbato però, o tanto peggio, gli si cerca di rubare la linfa, impazzisce, prende la caria e ti corna col suo possente corno d'acciaio. Carica con l'intento di lanciare lontano l'avversario, che può essere anche 100 volte più pesante di lui. Spesso per aumentare la potenza del colpo si aggrappa con i suoi artiglietti al terreno e si carica di forza. È identico a un Trilox. È identico a un Tripoxilus dicotomus, uno scarabeo molto forte in natura. Il suo nome è composto da Heracles, Ercole per via della sua forza appunto erculea, più Cross, croce, per via del suo corno appunto fatto a croce, anche se la femmina ce l'ha a forma di cuore. Sneasel, il Pokémon Lamartigli, buio ghiaccio. È un Pokémon stronzo e viscido, salta di ramo in ramo per cercare nidi pieni di uova da mangiare. A volte addirittura spaventa e quindi allontana il poppo per potergli mangiare le uova in tutta tranquillità. Anche in combattimento sa essere veramente bastardo perché inferisce sull'avversario finché non l'ha reso incapace di muoversi con i suoi artigli. In oro e argento era colorato in maniera diversa rispetto ad adesso. È il Pokémon parallelo di Gligar. Hanno le stesse statistiche di base, sono tutti e due doppio tipo e poi nella quarta generazione avranno tutti e due un'evoluzione. È ispirato al Kamaitashi, una creatura del folklore nipponico. È un animale molto simile ad una donnola che si muove velocissimo grazie all'aiuto del vento e uccide le prede grazie ai suoi artigli affilati. Il suo nome è composto da Sneaky, che vuol dire furtivo,
fuoco, o snow, che vuol dire neve, più weasel, che vuol dire donnola. La femmina ha l'orecchio rosso più piccolo rispetto al maschio. Teddy Ursa, il Pokémon orsetto di tipo normale. Questo Pokémon è fissato con il miele, lo cerca in continuazione. Quando finalmente lo trova, ci immerge completamente le zampe, così le impregna bene, impregna proprio i peloni e va a giro leccandoselo, a spasso, così. Va da Zara, da Pink, a comprarsi il Prizoma. Insomma, Teddy Ursa, i garba sta al passo dei tempi, va a cala furia, parla un po' di tettoni, che se va bimbetti 15 anni il cappellino scritto swag. Insomma, oh, Teddy Ursa va, Boh, ha visto bella questa foto, ha messo Teddy Ursa su Instagram. Boh, bellissimo, c'è anche il Beck up per veramente troppo avanti, sta. Quando mangia tanto miele, la luna sulla sua testa si illumina. Ha l'abitudine di accumulare cibi in posti nascosti per prepararsi all'inverno. È ispirato ad un cucciolo dell'orso del sole, oppure ad un orso labiato. Ma può essere ricondotto anche, ovviamente, Teddy Bear, come ci suggerisce anche il suo nome. Teddy, che vuol dire orsacchiotto, più Ursa, dalla parola latina che vuol dire orso. A livello 30, Teddy Ursa si evolve in Ursaring, il Pokémon letargo di tipo normale. Grazie al suo olfatto finissimo trova le bacche più deliziose. E anche se a volte si arrampica sugli alberi per dormirci e mangiarci, preferisce scrollarli per far cadere a terra le bacche e raccoglierle. A volte sgraffia i tronchi del suo territorio per ricordarsi quali sono gli alberi con i frutti più deliziosi. È ispirato ad un grizzly, oppure anche lui ad un orso del sole. E il cerchio che ha sulla pancia ricorda una fase lunare, come la sua prevoluzione, il plenilunio o il novilunio. Il suo nome è composto dalla parola latina Ursa, che vuol dire appunto orso, più ring, anello, sempre per via dell'anello sulla pancia. La femmina di Ursaring ha la pelliccia sulle spalle più lunga rispetto al maschio e ricordano un po' quei vestiti che indossavano i nativi indiani. Slugma, il Pokémon lava di tipo fuoco. È sempre alla ricerca di luoghi caldi, infatti non è raro trovarli intorno ai vulcani. Nel suo corpo scorre vero e proprio magma liquido, quindi non può mai fermarsi, se no rischia di solidificarsi e spezzarsi. Anche se una descrizione Pokédex va contro a questa teoria del moto continuo. Infatti Smeraldo si dice che gli Slugma dormano e quindi si fermino davanti ai vulcani, per non rischiare di raffreddarsi e quindi sgretolarsi. Quello che mi fa paura è che magari un allenatore idiota ordini riposo a uno Slugma, che tra l'altro può imparare, e quindi lui poverino si mette lì a dormire in mezzo al campo e gli muore davanti come una merda. Potrebbe ispirarsi ad un Kerufe, una creatura mitologica fatta di magma e roccia, che si dice che viva in fondo ai vulcani del Cile. Il suo nome è composto da Slag, che vuol dire lumaca, più magma, magma. A livello 38, Slugma si evolve in Macario, il Pokémon lava, fuoco, roccia. La temperatura del suo corpo è aumentata con l'evoluzione, adesso arriva quasi a 10.000 gradi. Che pace, dovrebbero morire tutti quando lo lanci in campo. Cioè, la gente si liquefà davanti, o sì. Addirittura questo Pokémon, quando piove, è circondato in continuazione da una nuvola di vapore creatasi dal contatto del suo corpo con la pioggia. Il suo guscio invece è fatto di pelle induritasi con il raffreddamento, e ogni tanto da quest'ultimo escono delle fiamme che lo avvolgono. È basato su una chiocciola e sul Kerufe, la stessa creatura di prima. Il suo nome è composto da magma più escargot, chiocciola in francese. Swinub, il Pokémon maiale, ghiaccio terra. Non fa altro che cercare qualcosa da mangiare con il suo olfatto sopraffino. Se sente qualche odore particolare sotto al terreno, inizia a scavare per trovare nutrimento. A volte scavando trova anche sorgenti termali. In tutto il gigantesco brand dei Pokémon, una volta sola abbiamo avuto l'occasione di vedere gli occhi di Swinub, nella serie Pokémon Adventure, nello scontro Alfredo vs Erika. È basato su un cinghiale misto ad un porcellino d'India. Il suo nome è composto dalle parole swine, che vuol dire maiale, più noob, protuberante. A livello 33, Swinub si evolve in Piloswine, il Pokémon suino ghiaccio-terra. La pelliccia lunga e folta gli impedisce di vedere, quindi quando combatte si butta a capofitto sull'avversario cercando di incornarlo con le sue zanne fatte di ghiaccio. Quest'ultime si induriscono con la neve e spesso le usa per scavare, come la sua prevoluzione. È basato su un cinghiale, su uno yak e un pochino anche su un mammut. Il suo nome è composto da Pilose, che vuol dire peloso, più Swine, maiale. Oppure addirittura da Pliocene, l'era geologica dove avvennero le glaciazioni. La femmina ha le zanne più piccole rispetto al maschio. Corzola, il Pokémon corallo, acqua roccia. Le punte del suo corpo crescono in continuazione, dato che riescono ad assorbire nutrimento dall'acqua. In più brillano di 7 colori se esposta alla luce del sole. Ma attenzione, queste caratteristiche sono visibili solamente in acque pulite. Infatti, se questo Pokémon incontra o vive in acque inquinate, il suo corpo perde lucentezza e cade a pezzi. Sgocciola, penzola, cade a pezzi, marcio, è lezzo proprio, lento, sfatto. La punta sulla sua fronte, invece, è simbolo di bellezza. Nei mari del sud si trova un popolo che ha costruito il proprio villaggio sopra dei corzola. Secondo me, ragazzi, questo è un bel monito, una bella denuncia, perché pensate bene, se questi mari si inquinassero, quindi un intero villaggio, un intero popolo sarebbe disastrato. Ancora una volta troviamo questa bellissima cosa, che i Pokémon aiutano gli umani in tutto e per tutto, anche nella vita di tutti i giorni. Rispettiamo gli animali per essere rispettati. È basato su un corallo, come ci suggerisce il suo nome, ovvero Coral, che vuol dire appunto corallo, più Solar,
terzo aree per la sua caratteristica di brillare di 7 colori alla luce del sole. Remoraid, il Pokémon Jet di tipo acqua. Ed ecco, c'è un Pokémon molto curioso che si collega ad altri due Pokémon altrettanto più curiosi. Uno è Octillery, la sua evoluzione, anche lui Pokémon Jet di tipo acqua. E l'altro è Mantine, il Pokémon Aquilone di tipo acqua volante. Quest'ultimo sarebbe un po' più là nel Pokédex, ma come per Kangaskhan e Cubone lo affrontiamo adesso per alcune caratteristiche particolari che si ricollegano appunto a Remoraid. Infatti Mantine nuotano talmente veloce in maniera leggiata che manco si accorgono dei Remoraid che si attaccano a loro sotto le sue ali, praticamente grazie alla loro pinna dorsale fatta a ventosa. Lo fanno per nutrirsi dei loro avanzi. A volte Mantine nuotano talmente veloci che sfruttano le onde come trampolino per spiccare balzi fuori dall'acqua anche di 100 metri. Questo Pokémon è ovviamente ispirato ad una manta e le mante in natura sono accompagnate sempre dalle remore, chiare ispiratrici di Remoraid. Mantine può essere ricollegato anche ad un aquilone per via della sua forma e per il fatto che vola fuori dall'acqua. Il suo nome è composto dalle parole Mantarei, che vuol dire appunto manta, più Marine, marino. Ed eccoci però uno dei misteri Pokémon più grandi di sempre. Come mai Remoraid si evolve in Octillery? Com'è possibile che un semplice pescetto si evolva in un fottuto polpo? Per spiegarlo abbiamo bisogno di un amico. Che nesso c'è fra un pesciolino apparentemente innocente e un polpo, un animale preso sempre in considerazione dai giapponesi per stupide perversioni sessuali? Il primo nesso che riscontriamo è la ventosa, una caratteristica presente su tutti e due i Pokémon. Non vi basta? Beh, c'è dell'altro. A parte pigliare a tentacolate i nemici, Octillery ha un altro modo per affrontare gli avversari, allungando la bocca e sparando inchiostro, come un fucile. Un fucile. Un'arma da fuoco. Ebbene, Remoraid ha l'abitudine di sparare getti d'acqua precisissimi sui nemici. Anche lui spara. E poi, guardate l'artwork originale. La sua forma. Cosa vi ricorda? Una supposta? Beh, quasi. Ma in realtà assomiglia a un proiettile. In più, se guardiamo bene, Remoraid è una pistola. Ci sono tutti gli elementi, il grilletto, il manico, che la Game Freak ci voglia minacciare o addirittura dichiararci guerra in maniera subliminale. Non è che magari voglia farci imbracciare fucili e pistole per combattere una guerra civile al posto loro? Coincidenze? Beh, io non credo. Un abbraccio, Moccia. Delibird, il Pokémon consegna, ghiaccio volante. È un Pokémon molto altruista, non fa altro che cercare cibo per avvolgerlo nella coda e consegnarlo ai Pokémon più bisognosi. Infatti quello che tiene sempre in mano non è un sacco, ma bensì è la coda. No, aspetta, come la coda? Sì, no, no, è la coda, non no, è... la coda per davvero. Non è un sacco. Come? Non è possibile, la mia infanzia è rovinata, maledetto Delibird! Si dice che con le sue provviste abbia aiutato uno scalatore a raggiungere la vetta dell'Everest. Quindi adesso con tutti questi riferimenti possiamo farci delle ipotesi, possiamo farci diciamo anche delle pippe mentali. I giochi Pokémon sono ambientati in un mondo parallelo al nostro oppure sono un mondo a parte? Questa cosa non l'abbiamo ancora capita. Chissà, magari la Game Freak in futuro ci farà una bella sorpresa. È un pinguino saltarocce fuso ad un grosso Babbo Natale. Il suo nome è composto da Delivers, che vuol dire consegna, più Bird, uccello. Skarmory, Pokémon armuccello di tipo acciaio volante. Fin dalla nascita le sue ali più dure dell'acciaio si temprano e si rafforzano, grazie o per colpa dei tagli che si procura sul suo nido costruito tra i rovi. Nonostante appunto tagli o ammaccature che si procura in combattimento, le sue ali una volta l'anno gli ricrescono completamente. Vola alla velocità di 300 km orari e ferisce il nemico passandogli vicino. Infatti le sue ali sono talmente affilate che in passato venivano usate per costruire spade o coltelli. Questa è la suoneria dei miei messaggi. Skarmory ha delle ispirazioni molto interessanti ed antiche. Infatti si ispira agli uccelli del lago Stinfalo, volatili della mitologia greca che trafiggevano i nemici con le loro penne e artigli di bronzo. Si ispira all'alicanto, un altro volatile della mitologia stavolta russa. Anche loro avevano il becco di ferro e gli artigli di bronzo. Oppure al gagana della mitologia cilena, uccelli che si nutrivano di oro e di argento. Il suo nome è composto da Sky, che vuol dire cielo, oppure da Scar, per via delle cicatrici che si procura sui nidi. Più Armor, che vuol dire armatura. Undurri,
Pokémon buio di tipo buio fuoco. Usa i suoi guaiti forti e spaventosi per marcare il territorio, per esprimere il proprio stato d'animo e per cacciare in gruppo. Infatti Yundur, grazie a questi vezzi che capiscono solo loro, riescono ad organizzare delle vere e proprie caccia squadre che terminano spesso con la preda circondata. È ispirato al Cerbero o Argarmer, il cane degli inferi della mitologia norrena. In più ha elementi del Rottweiler o del Doberman. Il suo nome è composto da Aund, che vuol dire segugio, più Dur, cupo. A livello 24 Undur si evolve in Undur, un Pokémon buio di tipo buio fuoco. I suoi latrati sono talmente forti che appena i Pokémon lo ascoltano fuggono spaventati nelle loro tane. Addirittura prima si credeva che ascoltare il suo ululato significasse morte imminente. Il suo fuoco contiene delle tossine che gli bruciano in corpo. Se si viene bruciati da queste fiamme il dolore rimarrà per sempre. Per comandare su un gruppo il capobranco deve dimostrare di essere più forte di tutti gli altri e avere anche le corna più arcuate. Ha le stesse origini della sua prevoluzione. Il suo nome è composto da Aund, che vuol dire appunto segugio, più Dum, destino avverso, sciagura. La femmina di Undum ha le corna più piccole rispetto al maschio. Se viene scambiato Sidra con la squama drago, diventa Kingdra, il Pokémon drago di tipo acqua drago. Vive sui fondali marini dove niente potrebbe sopravvivere e appena si sveglia i suoi sbadigli creano vortici e tempeste. Anche quando sale in superficie i suoi movimenti possono creare dei vortici che inghiottono navi intere. Mettisi in un acquario un Kingdra, no? Che cazzo fai? Lo metti lì, poi te si sveglia, ti butta giù l'asa, si muove un attimo per andare a mangiare mangime e ti distrugge la vita intera, distrugge un quartiere. Cioè è basato su un drago marino comune, o sul Carridi, un mostro marino dell'Odissea di Omero. Il suo nome è composto da King, che vuol dire re, più Dragon, drago. Funky, il Pokémon nasone di tipo terra. Scava i suoi nidi in fosse vicino ai fiumi, dato che amano lavarsi a vicenda spruzzandosi l'acqua con la proboscide. Le orecchie molto grandi invece gli servono per rinfrescarsi durante le giornate più afose, infatti le usano come ventaglio. Dumbo. Sembrano piccoletti e debolucci, ma in realtà possono trasportare sul proprio groppone una persona adulta. In più, a volte danno dei colpetti con la proboscide agli umani in segno di affetto. Ma non sanno regolare la propria forza e quindi si rischia di volare via. Oh, guarda! Un Pampi! Che carino! E che occhioni! È basato ovviamente su un cucciolo di elefante, il suo nome è composto da Elephant, che vuol dire appunto elefante, più Pie, che è un suffisso per indicare qualcosa di piccolo. A livello 25 Fanfi si evolve in Donphan, un Pokémon armatura di tipo terra. Ha la pelle durissima e il corpo massiccio, tanto che può da solo abbattere una casa, però spesso viene usato per liberare i sentieri montani dopo una frana. Spesso attacca avvolgendosi come una ruota. Più grandi sono le zanne, più alto è il suo rango all'interno del branco e queste crescono in continuazione. La sua pelle è grinzosa. Grinzoso proprio, lezzo, ma come faccio, ragazzi, Anche lui è basato su un elefante, anche lui ha Elephant nel nome, più Mastodon, che vuol dire appunto mastodontico. Anche la femmina di Donphan ha le zanne più corte rispetto al maschio. Se viene scambiato Porygon con equipaggiato l'upgrade, diventa Porygon 2, il Pokémon virtuale di tipo normale. Porygon è stato aggiornato, ha una propria intelligenza, può provare sentimenti e può imparare dai propri errori. È stato principalmente progettato per le missioni nello spazio, ma ha fallito nel suo intento. Insomma, non ha trovato una sega. È ispirato come Porygon anche lui su un papero bevitore, più un modello 3D migliorato, un po' come se passasse dalla PS1 alla PS2. Il suo nome è composto da Polygon, che vuol dire poligono, più origami. Stantler, il Pokémon gran corno di tipo normale. La caratteristica più inquietante e più interessante di Stantler non è il suo muso a forma di scroto, ma in realtà le sue corna, che hanno diverse potenzialità. La loro forma ricurva permette a questo Pokémon di distorcere l'aria, creando zone di realtà alternative. In più, guardandole a lungo, si può perdere sensi e cadere a terra. Le sue corna ramificate sono oggetti preziosissimi sul mercato nero. Infatti questo Pokémon è stato cacciato senza pietà e i bracconieri l'hanno portato vicino all'estinzione. Per me questa qui è un'ulteriore denuncia, una denuncia ai bracconieri che non fanno altro che ammazzare animali per chiappare le corna e venderle sul mercato nero. Infatti Stantler rimarca sul fatto che non si avvicina mai agli umani per paura, per terrore. Le sfere invece che ha in mezzo alle corna vengono raccolte al momento della sua morte e vengono sbriciolate per fare un medicinale che aiuta a dormire.
Andiamo avanti. Se questo Pokémon viene allontanato dal gruppo, crea un'illusione con le corna, dando vita a un massiccio gruppo di Stuntler che spaventa il nemico. È basato su un'arena con delle campane natalizie attaccate sulla testa. Il suo nome è composto da Stag, che vuol dire cervo, più Antler, corna ramificate. Svirgol, il Pokémon pittore di tipo normale, ha un liquido speciale sulla coda che si cerne in continuazione per marcare il territorio. Sono stati rinvenuti e registrati più di 5.000 simboli che usa per delimitare la proprietà. I quattro pallini che ha sulla schiena non sono una maculazione della pelle, ma sono in realtà le impronte delle zampe dei suoi compagni. Infatti, quando Smirgol raggiunge l'età adulta, viene marchiato dal proprio branco e se si rifiuta viene allontanato. È basato su un pittore francese più un beagle. Infatti il suo nome è composto dalla parola smear, che vuol dire macchia, più beagle. Tyrogue, Pokémon baruffa di tipo lotta. È la prevoluzione di Hitmonlee, Hitmonchan e Hitmontop, la nuova Hitvolution di questa seconda generazione. Si evolve in Hitmonlee a livello 20 se l'attacco è superiore alla difesa. Si evolve in Hitmonchan sempre a livello 20 se la difesa è maggiore all'attacco. E si evolve in Hitmontop sempre a livello 20 se l'attacco e la difesa sono uguali. È un Pokémon molto piccolo e quindi sottovalutato, ma in realtà è fortissimo e irriducibile. Per la sua brama di lotta a volte colpisce oggetti completamente a caso. Addirittura ogni giorno deve scaricare la sua energia e quindi l'allenatore deve fare un programma con orari ben precisi per farlo sfogare ogni giornata. Lotta in continuazione e non si arrende mai. Non gli importa niente dei graffi, non gli importa niente dei lividi, si rialza sempre e continua a combattere. Il suo aspetto ricorda quello di un apprendista wrestling scolastico. Il suo nome è composto da Tyro, che vuol dire principiante, più Rogue, ribelle. Hitmontop, il Pokémon verticale di tipo lotta. La sua tecnica di combattimento è molto singolare, si mette a capo all'ingiù e inizia a ruotare su se stesso. Lo fa per darsi velocità, per aumentare la potenza dei suoi calci e per incantare il nemico con le sue danze spettacolari. A volte, mentre trottola, è talmente veloce che scava delle buche sul terreno con la punta in cima alla sua testa. Si ispira ad un lottatore di capoeira, un po' come Eddie di Tekken, misto a un breakdancer. Il suo nome è composto da Hit, che vuol dire colpo, più Mon, da Monster, più Top, trottola. Smooshum, il Pokémon bacio, ghiaccio psico. Smooshum è fissato con i baci, infatti usa le labbra per analizzare i nuovi oggetti intorno a sé. Diciamo che è il primo organo che usa per scoprire il mondo. Inoltre cammina muovendo la testa avanti e indietro, come se continuasse a baciare qualcosa. Insomma, Smooshum secondo me se le va a cercare, eh. Oh, guarda che carino, uno Smooshum. Dovrebbe stare attento a muoversi in quella maniera. Qualcuno potrebbe approfittarne. È anche molto vanitoso, infatti se inciampa e cade a terra cerca subito di specchiarsi per pulirsi il viso. Il Pokémon Mini Viola è ispirato a lui. È ispirato, come la sua evoluzione e Jinx, alle Ganguro. Oppure alla leggenda del Kintaro, il bambino del folklore giapponese con una forza immensa. Elekid, il Pokémon elettrico di tipo elettro. Come la sua evoluzione Electabuzz, ama i temporali pieni di tuoni violenti. Infatti non è difficile vederlo danzare sotto le tempeste. Per accumulare energia elettrica ruota velocemente le sue braccia e quando lo fa una debole scarica elettrica passa fra le sue corna. Metterci una mano significa rimanere fulminati. È ispirato alle spine elettriche giapponesi o americane. Il suo nome è composto da Eleki, la parola giapponese che vuol dire elettrico, più Kid, ragazzo. Magmi, il Pokémon carbon vivo di tipo fuoco. Ogni volta che ispira e espira butta fuori fiamme roventi a oltre 600 gradi. Se quest'ultime sono gialle vuol dire che è in salute, se invece sono miste a fumo nero vuol dire che sta soffrendo. Se compaiono molti magmi intorno ad un vulcano vuol dire che quello sta per eruttare. È basato, come la sua evoluzione Magmar, su un Sula mista ad un'anatra mista alla salamandra di fuoco. Il suo nome è composto da Magma più Baby, bambino. Ancora un nome giapponese. Appena le persone iniziano a sentire questo nome scappano, corrono via e desiderano di morire piuttosto di vedersi davanti questo Pokémon di nome Bubi. Esatto, Bubi. Che enormità, Bubi, l'unico re di ogni popolo. Shaloda il grande re Bubi! Miltank, il Pokémon bovino di tipo normale. Il suo latte è famoso per le sue sostanze benefiche e nutrienti, soprattutto per chi è stanco o ammalato. Infatti tutti i bambini che lo bevono crescono buoni e sani. Maestro, ogni volta ha una grande emozione, ma come fa? Passione e la forza della lucidità. Latte Miltank è buono qui, è buono qui. Mungerlo non è così facile, bisogna dare il giusto ritmo alle mammelle.
comunque produce più di 20 litri di latte al giorno e se ha appena avuto un piccolo è ancora più gustoso. Milkan, che è la femmina del Taurus, infatti è ispirata ad una mucca. Il suo nome è composto da Milk, latte, più Tank, tanica, forse per le taniche del latte. Quando Shenzi raggiunge un buon livello di felicità diventa Blissey, il Pokémon felicità di tipo normale. È uno dei Pokémon più compassionevoli che esistano, percepisce la tristezza altrui grazie alla sua pelliccia morbida. Appena capisce dov'è il bisognoso lo raggiunge per dargli il suo uovo che con un solo morso può portare guarigione e felicità. È basato sull'infermiera Pokémon, sull'infermiera Joy per capirsi, addirittura gli stessi vestiti e capelli. Il suo nome è composto da Bliss, che vuol dire beatitudine, più Sei, che è la desinenza finale. Ed eccoci al trio leggendario di questa seconda generazione, i cani leggendari. La loro storia è tragica, ma allo stesso tempo ricolma di speranza. Questi tre Pokémon, all'inizio senza nome, vivevano all'interno della Torre d'Ottone, un luogo caratteristico di Johto. Un brutto giorno, però, uno di questi tre Pokémon fece cadere un fulmine sulla torre, che iniziò a bruciare. Un altro Pokémon del trio alimentò l'incendio, non sapendo controllare i propri poteri. Ma l'ultimo dei tre riuscì a sedare il fuoco, creando un acquazzone, ma queste sono solamente ipotesi e supposizioni. Quello che sappiamo per certo, purtroppo, è che questi tre Pokémon senza nome persero la vita. Solo l'intervento di Ho-Oh, che si allontanò dal suo nido in cima alla torre di latta, riuscì a resuscitarli. Fu così che nacquero Ho-Oh, Entei e Sykkune, tre Pokémon erranti destinati a vagare per tutta la regione di Johto. Ho-Oh, dopo questo evento, decise di vagare per i cieli alla ricerca di un allenatore puro di cuore. Mentre Lugia, che viveva sopra la torre d'Ottone, ora bruciata, si rifugiò nelle isole vorticose. Ma questa è un'altra storia che vedremo dopo. Partiamo da Ho-Oh, Pokémon tuono di tipo elettro. Pare che sia arrivato con un lampo e non sta mai fermo. Corre velocissimo lanciando versi che assomigliano al rumore del tuono e scaricando energia elettrica a terra. In più sul dorso ha delle nubi di pioggia che sfrutta per lanciare fulmini a ripetizione. Gli sprite di Oro e Argento sono estremamente diversi dall'artwork originale di Ken Sugimori. È basato su un Raichu, il demone giapponese del tuono, che può avere la forma di un gatto, di una donnola o di un tanuki, che se non ce lo mettono per mostro con le palle gigantesche non sono contenti. In più ha elementi della tigre dai denti a sciabola e le nubi sul suo dorso sono cumulonimbi. Il suo nome deriva dalla parola Raikou, che vuol dire appunto fulmine, oppure la fusione di Rai, che vuol dire tuono, più Ku, imperatore, oppure addirittura Raikou, che vuol dire signore del tuono. Arriviamo adesso ad Entei, un Pokémon vulcano di tipo fuoco. Nasce ogni volta che si forma un vulcano perché è la rappresentazione dell'ardore del magma, anche se molti dicono che nasca dall'eruzione di un vulcano. Sfoga la sua enorme potenza correndo ovunque e sputando lingue di fuoco più calde del magma. Si dice che quando abbaia da qualche parte nel mondo un vulcano stia eruttando. È basato su un mastino, ma più precisamente su un leone guardiano cinese, detti i leoni di Fu, ma per un livornese o un fiorentino si potrebbe anche leggere leoni di Fo. Sono statue leonine o a volte anche canine che si trovano davanti ai templi buddisti, sono lì per proteggerli. Queste statue sono molto famose sia in Cina che in Giappone. Può essere basato anche sullo spirito balinese del Barung, uno spirito guardiano di forma bestiale. Il suo nome è composto dalle parole giapponesi Enten, che vuol dire caldo o torrido, più Kotei, che vuol dire imperatore. Quindi se Ho-Oh era l'imperatore del tuono, possiamo dire che Entei è l'imperatore del fuoco. Ed eccoci arrivato all'ultimo cane leggendario, ovvero Sykkune, il Pokémon Aurora di tipo acqua. Questo Pokémon è la mascotte di Pokémon Cristallo, perché proprio in questo gioco veniamo a scoprire che Sykkune è il cane leggendario più vicino al loro creatore, ovvero Ho-Oh. Ogni volta che appare iniziano a soffiare i venti del nord, specialmente quando corre immerso nella natura e si muove leggiatamente alla ricerca di una fonte di purezza. Se non la trova, se la crea, grazie al suo potere di purificare le acque torbide e sporche. È basato su un crisocione, un canide del Sud America, più un ghepardo o un leopardo per via della sua corsa leggiadra ed elegante, anche se potrebbe avere elementi dell'unicorno per via del suo potere di purificare l'acqua. Il suo nome potrebbe essere la fusione di Sui, che vuol dire acqua, più Kun, monarca, oppure potrebbe derivare dalla parola Suisho, che vuol dire cristallo. Arriviamo al trio di pseudo leggendari di questa generazione e partiamo appunto dalla prima forma, ovvero l'Armitar, il Pokémon pel di sasso di tipo roccia terra. Questo Pokémon nasce nel profondo sottosuolo e appena nato deve farsi strada mangiando la terra intorno a sé. Solo dopo averla mangiata tutta e solo dopo essere riemerso in superficie può vedere finalmente i suoi genitori. È basato su dei dinosauri oppure sul Tarasco, un mostro leggendario che si dice abbia devastato la Provenza, una regione francese. Potrebbe essere basato anche su una larva, come ci suggerisce il suo nome, Larvitar.
Capitar e poi perché la sua evoluzione funziona proprio come quella di Caterpie in Metapod, però forse in maniera leggermente più epica, perché l'Arbitar, dopo aver mangiato un'intera montagna, si addormenta e diventa una crisalide. Infatti a livello 30 questo Pokémon si evolve in Pupitar, il Pokémon guscio duro roccia terra. Nonostante sia ancora una crisalide, ha un guscio durissimo e a un suo attacco può abbattere una montagna. In più non smette mai di muoversi perché i suoi arti sono già sviluppati sotto il suo guscio. Ci sono delle volte però dove Pupitar è più veloce di un razzo e niente può fermarlo. Infatti questo Pokémon comprime un'enorme quantità di gas all'interno di sé e poi la espelle fuori come il propulsore di un jet. Esatto. Pupitar si muove a scurregge. È basato, come abbiamo detto all'inizio, su una crisalide. Infatti il suo nome è composto da Puba, che è crisalide in inglese, più Tar, varano. A livello 55 Pupitar si evolve in Tyranitar, il Pokémon armatura di tipo roccia buio. Data la sua natura spavalda e dato che non può essere scalfito da nessun attacco, vaga per i monti alla ricerca di un avversario. Può distruggere montagne e provocare terremoti solamente con un pugno. Infatti quando si deve costruire il nido abbatte monti e seppellisce fiumi. In seguito le mappe devono essere riscritte. È basato su Godzilla, infatti ha la pelle resistente, ha una forza sovrumana e spara raggi dalla bocca. In più ha elementi del tirannosauro, dell'iguanodonte o dello stegosauro. Infatti il suo nome è la fusione di Tyrannos, che vuol dire tiranno, più Tyrannosaurus, il T-Rex. Ed eccoci finalmente alle due mascotte di argento ed oro, Lugia e Ho. Questi due Pokémon mi sono sempre garbati un botto, perché erano i primi leggendari sulla copertina, che ti ingolosivano. Non vedevi l'ora di raggiungere il posto dove si situavano per catturarli. In questo caso la torre di latta per Ho e le isole vorticose per Lugia, anche se prima viveva sulla torre d'ottone, come abbiamo detto prima. Anche se Lugia è un Pokémon immersione, anche se nel gioco di carte molte volte viene rappresentato con il tipo acqua, questo Pokémon non si nasconde nelle caverne delle isole vorticose per una sorta di contatto con il proprio elemento, anche perché è di tipo volante psico, ma bensì per vivere lontano dall'uomo vista la sua enorme potenza. Infatti anche con un solo battito d'ali potrebbe distruggere abitazioni o provocare tempeste lunghe 40 giorni. Per il suo nascondiglio subacqueo è stato anche soprannominato il guardiano dei mari. Anche la sua origine deriva proprio da questa definizione, infatti Lugia si ispira al Kami Ryujin, la divinità signore del mare e delle creature acquatiche. Infatti anche il suo aspetto ricorda un po' una creatura marina, in particolare un beluga, in più ha elementi di draghi o dinosauri, anche se all'uscita dei film molti bambini, compreso me, credevano che Lugia fosse la fusione di Zapdos, Moltres e Articuno. Lugia è stato rilanciato fortemente con il gioco Pokémon XD, dove vedevamo Lugia Ombra. Madonna che rasponi ragazzi, rasponi incredibili, impressionanti. Il suo nome deriva dalla parola latina lutelium, che vuol dire lutelio, un metallo color perla argenteo, oppure dalla parola latina lugeo, che vuol dire essere in lutto, giacere dormiente. Infatti Lugia giace dormiente sul fondo delle isole vorticose. In più potrebbe contenere la parola beluga, un animale ispiratore, oppure addirittura luna, in contrapposizione all'elemento sole di Ho-Oh, il Pokémon arcobaleno fuoco volante. Questo Pokémon sorvola il mondo in continuazione per portare l'arcobaleno al suo passaggio, infatti le sue piume brillano di 7 colori. Vola in continuazione anche per cercare un allenatore puro di cuore, come abbiamo detto prima, e appena lo trova spiega le ali per dargli felicità. È stato il primo Pokémon della seconda generazione ad essere spoilerato nella prima puntata dell'anime. Il suo aspetto ovviamente è riconducibile ad una fenice, anche per il fatto di riportare in vita i Pokémon. Il suo nome deriva dalla parola giapponese Ho, che vuol dire appunto fenice. Per finire in bellezza parliamo del leggendario segreto di questa seconda generazione, ovvero Celebi, il Pokémon tempo via, erba psico, ispirato alla natura adoratrice dello shintoismo. Celebi e le sue caratteristiche si prestano perfettamente per l'ultimo discorso che voglio fare sul Game Boy, console portatile per eccellenza, e sulla prima e seconda generazione Pokémon, le generazioni che hanno rappresentato perfettamente la nostra infanzia. Il bosco di Lecci, il santuario, un posto dove abbiamo sognato in continuazione di vedere arrivare Celebi, un Pokémon capace di viaggiare nel tempo solo nei periodi di pace. Ogni sua apparizione preannuncia un futuro roseo e splendente, e quando scompare lascia un uovo che ha portato dal futuro. Quell'uovo l'ho sempre visto come una speranza, una nascita piena di emozioni e sentimenti, gli stessi sentimenti del nostro passato. Che sia un divano o uno scoglio, ogni occasione è buona per giocare. Quando lo schermo si accende, passato e futuro si uniscono, e non esiste tempo. Non esiste età, ci siamo solo noi e il gioco, la scoperta, l'avventura, Celestial, Celestiale e Serenity, Serenità, il nome di Celebi, un nome pieno di cose che spesso dimentichiamo, ma che personalmente nel mondo Pokémon ritrovo sempre. Fatelo anche voi, emozionatevi ancora, perché il tempo conosce limiti solo se siamo noi ad imporglieli. Non abbiate limiti e sorriderete ancora.
Ebbene bimbi, anche questa seconda generazione, questa nuova puntata di Pokémon Anthology finisce qui. Come al solito devo fare dei dovuti ringraziamenti a tutti gli assistenti che sono venuti qui a darmi una mano e ad aiutarmi con la mia dislessia, perché veramente se no non ce l'avrei mai fatta. Un ringraziamento anche a Alberto Del Moro del team di Viva l'Albe, ora non ve lo dico più, iscrivetevi, andate sul suo canale ed iscrivetevi a Pala perché sono favolosi, che mi ha fatto il corto di Shackle Kenshiro, e quindi grazie anche a Merluzzo che ha doppiato Kenshiro. Merluzzo lo conoscerete di sicuro, ma comunque per sicurezza vi linko il suo canale, è questo qui. Poi, cosa più importante, andate a mettere mi piace sulla mia pagina Facebook che trovate qui sotto in descrizione, che si chiama Compiti per Casa Dario Moccia. Mettete mi piace perché sarete aggiornati in continuazione. Spoiler dei video, programmi futuri, cazzate, interviste, link utili, insomma c'è di tutto. E poi ovviamente gli eventi che organizziamo io e il Chip, il prossimo sarà la scena reality Monitor contro tutti, quindi venite numerosi. Ringrazio ovviamente anche di cuore Claudio Di Biagio che mi ha realizzato una magistrale chiusura di questa seconda generazione, veramente lo ringrazio, ha fatto un lavoro sopraffino e qualcosa di unico che qui su YouTube Italia non si era mai visto, quindi veramente un bacione Claudio, veramente grosso. Come avrete sicuramente notato, ho cambiato maglia, non so se si vede, 100% donatore livornese puro sangue, la maglietta dell'Avis che mi ha regalato un mio amico, perché voglio fargli un favore. Ragazzi, c'è bisogno del vostro sangue, molto 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 sangue, non avete idea, manca sempre, quindi andate all'Avis, al vostro Avis comunale, provinciale, insomma quello che avete più vicino, e andate ad iscrivervi, diventate donatori perché c'è sempre bisogno di voi. Io l'ho fatto, ho superato la mia paura incredibile per gli aghi apposta per dare una mano, quindi fatelo anche voi, fatelo e spargete la voce ovviamente come sto facendo io. Con Pokémon Anthology ci vediamo fra un po', perché ho deciso di cambiare completamente format a questa rubrica. I giochi della terza generazione sono stati i primi giochi Pokémon per molti di voi, e quindi vorrei anch'io ributtare la rubrica per andare al passo con i cambiamenti che ha portato la Game Freak ai giochi da oro e argento a rubino, zaffiro e smeraldo. Quindi preparatevi a grandi novità e non mi scassate il caso perché mi ci vorrà un po' più di lavoro per rendere la cosa molto più epica. Come al solito, anche per questa puntata di Pokémon Anthology c'è un'annotazione segreta, e se la trovate e commenterete per primi il video non elencato, vincerete questo poster. Buona ricerca, questo è veramente difficile, eh? Ci vediamo al prossimo video e al prossimo Pokémon Anthology. Un bacione dal vostro amico Dario Moccia.